Ciao a tutte! Allora, per portarmi avanti ho già steso la base e io ho utilizzato questa di pupa che è ultra rinforzante. Proseguo poi stendendo sull'anulare e il medio questo bianco di pupa, mentre sulle restanti dita stendo questo verde acqua di Kiko, che è il numero 36. Una volta stesa anche la seconda passata, riprendo lo smalto, quello verde acqua di Kiko, e andrò a fare sull'anulare delle frecce che vanno verso il basso, mentre sul medio delle frecce che andranno verso l'alto. Una volta asciutto lo smalto, prendo quest'altro colore, questo blu petrolio di pupa, e lo stendo come ho steso l'altro di Kiko. Ecco, questo è il pennellino più sottile, infatti è più semplice fare la forma. Ricordatevi poi di passare lo smalto anche qui su un margine libero, in modo che non si veda lo stacco del colore. Una volta che lo smalto è asciutto, si passa come al solito il top coat. Io utilizzo questo di Deborah. Quindi questa è la nail art finita. Io spero che vi sia piaciuta e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!